Tornano gli appunti di Giorgia, la rubrica che la Premier Meloni questa volta ha aperto mostrando una carrellata di foto, quelle dei presidenti del Consiglio che si sono succeduti fino ad ora alla guida dell'Italia. La Premier, in abito grigio perla, ne approfitta per promuovere la riforma del premierato, sottolineando anche con delle didascalie come dalla nascita della Repubblica ci siano succeduti 31 presidenti e 68 governi in 65 anni. E quando sarà finito il mandato del mio governo ci sarà anche la mia foto, ma ci vuole tempo, almeno 4 anni. Poi la Premier si chiede: quanti di questi presidenti del Consiglio e quanti di governi che hanno presieduto sono stati effettivamente scelti dai cittadini? Quanti di loro avrebbero fatto il presidente del Consiglio se fossero stati i cittadini a scegliere chi li avrebbe governati? La risposta è semplice e la soluzione sta nella riforma della Costituzione, secondo la Meloni. La riforma è semplice, giura la Meloni, e prevede che i poteri del Presidente della Repubblica non sono toccati, salvo il fatto che l'incarico di formare il governo viene automaticamente assegnato al candidato che si è affermato alle urne. Il Presidente del Consiglio è eletto direttamente dal popolo, contestualmente alle Camere, e la legge elettorale deve anche garantire che il Presidente eletto abbia una maggioranza in Parlamento.